Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Sara Toscano è al settimo cielo dopo aver trionfato nella 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi, un viaggio iniziato lo scorso settembre e culminato con la finale del 18 maggio. In un'intervista a TV Blog, la giovane cantante ha raccontato con emozione il percorso che l'ha condotta alla vittoria. A soli 18 anni, originaria di Vigevano Pavia, Sara è entrata nella scuola più famosa d'Italia con mille insicurezze, per uscirne più consapevole delle sue capacità e del suo talento. Sono entrata ad Amici con un'autostima molto bassa, ora è discreta. Non mi monto la testa, ma sono più consapevole di me stessa, ha spiegato Sara, che dopo il trionfo non ha chiuso occhio per l'adrenalina. Durante la finalissima, ha avuto la meglio sui favoriti Petit, Holden, Mida, e sui ballerini Dustin e Marisol. Questa vittoria è stata un'iniezione di fiducia, fondamentale per una ragazza che ha sempre lottato contro la scarsa considerazione di sé. Ho cominciato a dubitare di me stessa, ad avere giornate in cui la mia autostima era sotto zero. Sono molto autocritica, e voglio dare sempre il massimo, credo sia questa la ragione. Subito dopo la vittoria, Sara ha incontrato sua sorella, che vive a Roma per lavoro, e ha chiamato la sua famiglia. Il momento è stato pieno di emozioni e gioia. Sara ha dichiarato di ispirarsi a Dua Lipa, e sogna di portare lo stile della cantante britannica in Italia. Quando le è stato chiesto con quale artista italiano vorrebbe collaborare, ha risposto senza esitazioni: "Ultimo, lo stimo tantissimo, è uno dei miei artisti preferiti tra gli italiani". Durante il suo percorso ad Amici, Sara è stata spesso vista come una ragazza dolce e timida, ma ha voluto dimostrare di essere anche determinata e grintosa. La professoressa Anna Pettinelli l'ha definita una «Lolita», inizialmente un commento che l'ha ferita, ma che Sara ha trasformato in una spinta positiva. «Ho cercato di capire cosa rappresentasse la Lolita in me, e di vederla in maniera positiva. Michele Bravi ha detto che riesco ad essere ammiccante senza essere volgare, ed è importantissimo per me. Se diventassi volgare, non mi sentirei bene con me stessa». La stima per Lorella Cuccarini, sua insegnante e mentore, è evidente. Lorella l'ha spronata in un momento critico del suo percorso, dicendole: «Se continui così, io la maglia del serale non te la do. Sei troppo bloccata sul palco, so che puoi dare di più». Queste parole hanno segnato un punto di svolta per Sara, che ha deciso di dare il massimo per onorare la fiducia riposta in lei. Guardando al futuro, Sara sogna di partecipare a Sanremo 2025. Con i 157.000 euro in gettoni d'oro vinti ad Amici, Sara ha già deciso di investire tutto nella musica, lezioni, vocal coach, strumenti. E se non avesse vinto lei, avrebbe voluto vedere Petit sul podio, perché può fare tante cose. Che ne pensate? Meritava lei la vittoria? Oppure avreste preferito un altro nome? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!